Che lo conosco come persona corretta, sarebbe indagato per una cosa che non è stata fatta. Cioè, la cosa curiosa è che gli è imputato qualcosa che non è stato fatto. Ma quindi da indagato, sarebbe... in quanto indagato, dove sarebbe opportuno che si dimettesse, come chiedono Di Maio e Di Battista? No, la Raggi si è dimessa da indagata? Chiedi di Di Maio, non so, chiedo. Claudia. Il sindaco Raggi, indagato per 2 anni, si è dimesso? No, siamo in una Repubblica, fortunatamente, dove si è innocenti fino a prova contraria, in caso di condanna, per carità di Dio. Però quanti esponenti 5 Stelle sono stati indagati e sono rimasti al loro posto? Mi sembra anche che ci sia qualche candidato all'Europa indagato e giustamente rimane candidato. Quindi se ci sarà, cosa che non penso in questo caso, una condanna, per carità di Dio. Però se indagano lei domani smette di fare la giornalista? Non penso. Se si sente con la coscienza a posto, non penso. Il ministro Toninelli fa bene a mantenere Claudia. Il commissariamento dell'autorità portuale di Gioia Tauro. Sì. Mi senti di fare una domanda su Radio Radicale, se lui è d'accordo con Crimi e con la chiusura. I cantieri aperti. A Gioia Tauro si è perso troppo tempo. Altri in passato hanno perso troppo tempo. Ministro, che cosa intende fare? Penso proprio di sì. Salverete Radio Radicale, oggi tutta la politica ha ricordato, anche lei ha ricordato Massimo Bordin. I finanziamenti, un momento. Molto rispetto, per favore, sta parlando una signora. Ecco, i finanziamenti a Radio Radicale saranno sospesi, come chiede il sottosegretario Crimi? Ma io lo proporrò anche agli amici dei 5 Stelle, preferirei che chi di dovere tagliasse i mega stipendi in Rai. Ci sono stipendi milionari in Rai, ci sono decine, centinaia di persone pagate da tempo per fare poco o niente. E quindi prima di chiudere voci che informano, io andrei a guardare laddove ci sono i sprechi di denaro pubblico. Quindi un pensiero a Massimo Bordin comunque che ascoltavo se non sempre spesso.